Buonasera e buona domenica, ben ritrovati con Rete Veneta. Ricapitoliamo insieme a voi i principali fatti della settimana. Io non ho ancora deciso di candidarmi, onestamente. Sto valutandolo perché mi è stato chiesto più volte anche da molte persone e rispetto ci sono anche due o tre liste che vorrebbero anche appoggiarmi, fatte da persone dello Stato civile, nel senso della società, non politici. E questo mi onora. E farò le valutazioni insieme a loro e anche presenteremo un programma che di fatto è già quasi pronto. Non dà ancora conferma, ma lascia intendere che l'intenzione c'è e il programma pure. Nella corsa a sindaco di Padova spunta anche il nome di Alberto Salmaso, capogruppo del PDL in consiglio comunale, carica che però pare voglia lasciare presto. Salmaso infatti non ha ancora aderito né a Forza Italia né al nuovo centrodestra di Alfano. Entro febbraio tutto verrà svelato. Quel che pare ormai scontato è che la strada delle primarie sembra essere lontana per il centrodestra, anche se Salmaso le avrebbe appoggiate. Non solo sarebbero sarebbero state necessarie, perché adesso a 4 mesi dalle elezioni l'unica scusa che potrebbero accampare è che non c'è il tempo tecnico per organizzarle. Allora io domando da semplice cittadina quale sono e rivolgendomi ai cittadini, come cittadini e politici, ma cosa avete fatto in questi anni? Centrodestra che fatica a trovare una convergenza, prima Rocco Bordin deciso a candidarsi a prescindere dalle primarie, venerdì l'ufficializzazione della Lega Nord che corre da sola con Massimo Bitonci e poi c'è Maurizio Saia che aveva proposto una coalizione di civiche di centrodestra, liste civiche anche quelle che appoggerebbero Salmaso che prende le distanze dai partiti. Purtroppo le ultime due votazioni a Padova abbiamo perso come centrodestra. Pertanto forse sarebbe stato opportuno continuare a lavorare, magari capire i motivi di queste sconfitte e magari presentarsi alle elezioni magari più compatti con dei valori, con delle persone nuove. Io credo che purtroppo noi per contro abbiamo questo problema che arriviamo sempre un po' in ritardo a individuare una candidatura per la città e poi la paghiamo, la scontiamo. Noi abbiamo bisogno di trovare al più presto una personalità forte, bella, vincente, con la quale presentare una squadra e un progetto per la città. Idee ne abbiamo tante, speriamo che al più presto le possiamo vedere incarnate da un volto. Senta, lei è per le grandi alleanze, quindi insomma centrodestra unito, compresa la Lega? Sì, unito su un progetto, su una progettualità condivisa, quello è il percorso, perché l'alleanza non la vedo come cartello elettorale per vincere, ma la vedo come alleanza forte per governare una città. Primarie del centrodestra sì o no? Credo che non abbiamo più i tempi tecnici, mi sarebbe piaciuto molto. Il furto che infastidisce di più, perché oltre la beffa di essere stati derubati c'è il danno provocato dai malviventi alle strutture del negozio. Raffica di spaccate nella notte a Padova. Ladri in azione in via Regia al Bar Stella. Il proprietario ha trovato la vetrata in frantumi, è stata usata probabilmente una mazza. Sparite tutte le sigarette. A Limena, nel mirino dei banditi, c'erano invece i videopoker del bar La Giustizia. Siamo in via Ponterotto. Sono entrati forzando una finestra laterale, svuotando completamente due macchinette. Telecamere e sistemi d'allarme non sembrano scoraggiare i malintenzionati. Brutta sorpresa questa mattina anche per il proprietario del bar Rio Verde in via Goito a Padova. I malviventi sono entrati dal retro, mandando in frantumi una finestra. Si sono diretti immediatamente verso la cassa e in pochi minuti sono fuggiti con 300 euro. Il rumore delle ruspe copre soltanto in parte i mormorii, i commenti, le discussioni più o meno accese tra residenti e commercianti. I lavori per pedonalizzare il portello sono iniziati ieri. Io volevo sapere se dopo via Gradenigo è senso unico, lei sa qualcosa? I commercianti ho sentito molto più contro. Non hanno detto niente, ho detto che faranno questa piazzetta e basta. E le macchine dove passano? Qual è il problema? La storica focacceria di Francesco, che è qui da 20 anni, plaude al cambiamento. Fuori si potranno mettere tavolini, diventerà anche in primavera meglio, con i navigli lì, i vari festival che ci sono qui in zona. Secondo lei cosa cambierà? I malumori si incontrano però percorrendo via Portello, libreria e bar vicini sono sul piede di guerra. Sono 750.000 euro buttati al vento. Purtroppo siamo in mano a degli incoscienti, degli irresponsabili. È un quartiere di testa, non è un quartiere di passaggio,
non è un quartiere gestito con negozi che possono interessare alla stragrande maggioranza della gente, ma è selettivo, per cui una piazza non fa venire più gente, ma anzi ne toglie. Favorevole il parrucchiere, la pasticceria, la pizzeria al taglio. Ma non vorrei che poi, una volta fatta la piazza, venga gente un po' sbagliata. Contrari la lavasecco, il casolino degli alimentari e il macellaio. Meglio non dire niente, che è molto meglio star zitti. Nell'ordine, in zona Portello, ci raccontano, sono già scomparsi un gelataio, un fotografo, una merceria, una profumeria, una panetteria, un ottico e un negozio di lane. Nella gestione della crisi Electrolux, il ministro Zanonato ha dimostrato di non avere l'equilibrio necessario per ricoprire il suo delicato incarico. Dovrebbe dimettersi. A dirlo non un esponente di Forza Italia, nemmeno della Lega o del Movimento 5 Stelle, ma una donna del suo partito. A chiedere le dimissioni del ministro dello sviluppo economico è Deborah Serracchiani, la presidente del Friuli Venezia Giulia, entrata nella squadra del segretario Renzi. Quindi, da oggi, ufficialmente acerrima nemica del ministro padovano Bersaniano di Ferro. La vicenda Electrolux avvicina i governatori, Serracchiani e Zaia, che si schierano contro Zanonato e il mancato incontro. Il ministro, come sempre, affida le risposte esclusivamente ai social network e via Twitter fa sapere le polemiche sono dannose. Un periodo nero per Zanonato, il suo nome è sempre in ballo per uscire dal governo in caso di rimpasto. Il partito, che ora ha come segretario Matteo Renzi, con cui non c'è mai stato feeling. Ed ora le dimissioni chieste proprio dalla Serracchiani. Arriva puntuale anche Massimo Bitonci, senatore della Lega Nord, a cui non par vero udire critiche al ministro rivolte proprio dai colleghi di partito. Il PD formalizzi le dimissioni in Parlamento subito. Il ministro per lo sviluppo economico è assolutamente inadeguato e dannoso, dice Bitonci. A far da pacere il senatore UDC, Antonio De Poli. I battibecchi non servono a nulla, commenta. È così bello vivere e posare gli occhi su due occhi di donna. Un omaggio alla vita, così si chiudeva La lingua del santo, il film tutto padovano di Carlo Mazzacurati. Il regista si è spento ieri a 57 anni, dopo una grave malattia durata mesi. Un cineasta che ha saputo raccontare con affetto, ma senza indulgenza, il Veneto e la sua gente, difetti e pregi messi in risalto attraverso la commedia, genere che ha rinnovato, radicandolo e legandolo al territorio. Perché uno degli elementi che caratterizzano il cinema di Carlo Mazzacurati è proprio l'uso del paesaggio, in particolare del paesaggio veneto, che lui usa in modo assolutamente originale, nel senso che questo paesaggio non è mai uno sfondo di un'azione, quindi qualcosa che c'è e potrebbe anche non esserci, ma è una parte fondamentale del suo racconto. Nel 94 vince il Leone d'Argento con Il Toro, verranno poi altri successi come Vesna va veloce, La lingua del santo del 2000 e La giusta distanza del 2007, film che forse più lo rappresenta. Fino alla sedia della felicità, che a giugno di quest'anno lo aveva riportato a girare a Padova tra le piazze e sotto il salone. Non ho mai sentito che lui cercasse una giusta distanza rispetto agli oggetti che raccontava, l'ho sempre sentito coinvolto con pudore, col bisogno di raccontare anche in parte minimamente se stesso, ma attraverso dei segni difficilmente visibili con forza. In molti hanno voluto omaggiarlo, il presidente della regione Luca Zaia lo ricorda come un veneto che sapeva leggere l'anima dei veneti, paure e speranze, desideri e dolori, identità. Anche il ministro Zanonato lo saluta con un tweet. L'Italia perde un regista che ha raccontato il paese e io un amico. I funerali si svolgeranno in Toscana in forma privata. A Padova verrà allestita una camera ardente in via San Francesco alla sede del CUAM dalle 9 alle 18 di sabato 25 gennaio. C'è una cosa che devi imparare subito. È la regola della giusta distanza. La misura che tu devi sempre tenere tra te che scrivi e le persone coinvolte nei fatti. Bisogna definire il futuro di questi lavoratori, perché ad oggi non è ancora chiaro se sono lavoratori privati o pubblici. Per noi sono pubblici anche per i quesiti che abbiamo fatto al Ministero del Lavoro e di cui abbiamo risposta. Bisogna trovare una collocazione, visto che lì sono considerati in sovrannumero. Ancora nessuna risposta per i lavoratori della ZIP, esuberi, non ancora definiti posti di lavoro a rischio, ma non si sa quanti resteranno a casa e senza un soldo, perché...
lavoratori che non hanno nessun ammortizzatore sociale, visto che versano i contributi all'INPDAP, che è l'ente che gestisce i dipendenti pubblici. Da mesi lavoratori e sindacati chiedono un tavolo per riunire i 3 membri del Consiglio di Amministrazione, Provincia, Comune e Camera di Commercio, ma ad oggi solo la Provincia ha risposto. Non è escluso che se non riceviamo risposte, se il silenzio continua a essere assordante, possiamo anche rivolgersi al Ministro dello Sviluppo Economico, anche perché evidenziamo un paradosso. Il Consorzio ZIP è un ente nato per lo sviluppo della zona industriale, deve creare lavoro, e un ente che deve creare lavoro licenzia persone. Una situazione paradossale per i lavoratori del consorzio nato per creare sviluppo e lavoro e che ora invece deve licenziare proprio i suoi dipendenti, a rischio anche i servizi per i cittadini. Di fatto ZIP sta facendo non solo l'illuminazione ma anche l'asfaltatura delle strade, che diverebbe un onere a carico del comune a tutti gli effetti. Bisogna capire questi tagli e cosa riguardano esattamente poi come riduzione di attività all'interno della ZIP. Eccola qua. Quanto ha pagato? Siccome siamo in 2 proprietari, abbiamo pagato quasi 100 euro, 99 euro. Ce l'ha pagato, purtroppo. Metto casa a pagare anche a me, faccio parte della schiera, contenti o non contenti? Tanto, guardi, perché ci avevano illuso che non la pagavamo, ce l'hanno messa in un altro modo e adesso l'abbiamo pagata lo stesso, è un disastro. La signora ha appena pagato 138 euro di mini IMU, ci racconta che la sua pensione ammonta a 1000 euro, una delle tante incontrate ad Abano Terme questa mattina all'uscita dell'ufficio postale. L'ho pagata per 2 garage, che sono delle pertinenze della casa, della prima casa, e purtroppo sono considerate pertinenze, quindi ho dovuto pagare anche la mini IMU. Sgradevole, sempre, sempre aggiungere bisogna. Sto cercando soldi per pagarla. La coda per pagare stamattina alle Poste, tantissimi infatti hanno scelto l'ultimo giorno utile perché, ci hanno raccontato, la battaglia più dura era quella di capire esattamente che cosa fare. Rimane sempre il fatto che hanno creato un caos tremendo. Un po' di informazione, perché è stata una cosa abominevole, cioè comuni che pagano, comuni che non pagano, cose del genere, no, no, non è ammissibile. Avessero lasciato l'ICI che l'IMU. La stessa cosa, non cambia niente per conto mio. Siamo un po' stanchini di pagare IMU, mini IMU, TARES, bolli della macchina, assicurazione. Poi cos'altro c'era? E il bollettino della RAI. E in tanti oggi hanno provato il rammarico di non aver scelto un'altra città. Di tutto sono scontenti, i nostri governatori dovrebbero vergognarsi. Non solo a parole, non solo con striscioni, bisognerebbe andare là e farsi sentire un po' più forte. Ormai la campagna elettorale per le amministrative padovane comincia a delinearsi. I candidati a sindaco si sono quasi tutti rivelati, anche se le sorprese dell'ultima ora non mancheranno. Per il centro-sinistra, intanto, la tappa fondamentale per questa corsa è il 2 febbraio, giorno delle primarie di coalizione. Sfidanti il sindaco reggente Ivo Rossi, l'ex assessore ora onorevole di Sella Alessandro Zan e il volto nuovo di Francesco Fiore con la sua lista Padova 2020. Rifondazione Comunista invece non ha ancora deciso chi appoggiare, ma sembra allontanarsi sia da Zan che da Rossi, unico candidato del PD, per il momento sostenuto anche da una civica e dai socialisti. Più frastagliato il fronte della centrodestra. Il primo ad ufficializzare la sua candidatura è stato il senatore Massimo Bitonci della Lega Nord. E proprio Ivo Rossi e Massimo Bitonci sembra essere il binomio più scontato per il rush finale. Dopo appelli alle primarie, pare invece che il nuovo centrodestra e civiche si siano convinte su Maurizio Saia, a cui pare strizzi l'occhio anche l'ala tosiana della Lega, ma non Forza Italia, che invece potrebbe giocarsi il nome di Rocco Bordin, che non ha mai nascosto la sua volontà a candidarsi. Gruppo di liste civiche anche per Alberto Salmaso, che dopo l'esperienza con PDL e MIR sembra voler scendere in campo senza appoggi dei partiti. A destra Bruno Cesaro con Padova Sociale, Raffaele Zanon con Fratelli d'Italia. Ci si interroga sulle decisioni di Scelta Civica e UDC, che hanno in mente di presentare presto un candidato. Si parla di Ilaria Capua o Antonio De Poli. Intanto l'11 aprile a Padova arriverà Beppe Grillo con uno show che senza dubbio lancerà il candidato del Movimento 5 Stelle, tra i nomi più papabili Giovanni Maria Martingano. Grazie per essere stati in nostra compagnia, l'informazione con TG Padova torna domani puntuale alla solita ora.